115 milioni di euro, questo è l'impegno economico del piano strategico 2022-2024 presentato oggi da TUA, alla società unica abruzzese di trasporto. La sfida è quella di rilanciare nei prossimi 3 anni il trasporto pubblico. Ma analizziamo i numeri: 83 milioni vanno al rinnovo del parco rotabile con 6 nuovi treni, di cui 3 elettrotreni elettrici in servizio dal maggio del 2023 e 3 treni ad idrogeno. 142 sono i nuovi autobus, costo 28 milioni di euro, 100 sono a metano, 40 a metano di tipo corto e 2 ad idrogeno, 32 milioni per le infrastrutture e 123 le assunzioni. Analizziamo questo piano strategico punto per punto, cominciando dal livello occupazionale. Per quello che riguarda il livello occupazionale, in una situazione di oggettiva difficoltà come quella che l'Abruzzo, come tutte le regioni in Italia, sta vivendo, noi siamo in condizioni di poter annunciare, e in parte già abbiamo attuato, l'assunzione di 100 operatori per quello che riguarda il trasporto inteso come autisti, una serie di professionalità importanti, ingegneri per quello che riguarda segmenti specifici, ma soprattutto anche il passaggio da part time a full time di operatori che già sono presenti in TUA. Le diverse aree sono acquisto di materiale rotabile su ferro, acquisto di materiale rotabile su gomma, investimenti in infrastrutture tecnologiche, investimenti in informatica, investimento nelle sedi, tutto per coprire i 3 filoni principali, quindi sviluppo organizzativo attraverso nuove assunzioni, transizione green, quindi rinnovo graduale della flotta tesa oltre che al rinnovamento dell'efficienza anche alla riduzione di inquinanti, e innovazione tecnologica oltre ad un piano di assunzioni. Tutto viene presentato con una strategia complessiva e con l'indicazione puntuale degli investimenti che verranno realizzati e delle assunzioni che verranno effettuate. TUA cambia registro anche per quanto riguarda le professionalità. Che tipo di professionalità avete cercato? Beh, nel momento in cui indichiamo un discorso di sviluppo ecologico del trasporto, di scelta per quello che riguarda il passaggio dalla biglietteria tradizionale alla possibilità di acquistare online il biglietto, ci siamo dovuti dotare di tutta una serie di strumenti, di controlli a distanza e che consentono evidentemente una gestione diversa rispetto al passato. Ormai siamo pronti e questo dimostra che è un'azienda che si muove al passo con i tempi, riuscendo a cogliere gli obiettivi che si dà. E infine, qual è l'apporto della Regione su questo piano strategico? Bene, non ci sarebbe stato un piano strategico se non avessimo avuto con la Regione un rapporto simbiotico. Aggiungo e dico che tutti i numeri contenuti sono prudenziali e sono al ribasso. Quindi nella pratica, ma dovremmo essere autorizzati dalla Regione, dovremmo avere certezza, quindi finisco tutta la parte politicamente corretta, nella pratica le assunzioni saranno molte di più di quelle che sono indicate nel piano e gli investimenti in materiale rotabile saranno di più rispetto a quelle indicate nel piano.